L'associazione Insieme per Villa Rosina nei giorni scorsi ha tenuto un'assemblea molto partecipata per fare il punto della situazione sui tanti attesi lavori per il completamento delle opere di urbanizzazione. Le ultime notizie arrivate di recente hanno però gettato nello sconforto la comunità di Villa Rosina, che dopo l'assemblea ha scritto una lettera aperta alla comunità trapanese per manifestare il proprio disappunto e rammarico per una vicenda che si protrae da molti anni. Le speranze di portare in cantiere il quinto stralcio delle opere di urbanizzazione di Villa Rosina, quantomeno in tempi brevi, sono venute meno con la sentenza del CGA che ha messo la parola fine ai vari ricorsi presentati dall'amministrazione comunale di Trapani, confermando la pronuncia a suo tempo emessa dal TAR. Allora, nella riunione che abbiamo avuto qui in quartiere eravamo più di un centinaio di cittadini. Dalla lettura della sentenza, praticamente del CGA del mese di febbraio, abbiamo visto che praticamente abbiamo perso il finanziamento per le opere di urbanizzazione per il quinto stralcio, di Villa Rosina. Ovviamente questo agli abitanti ha creato delusione, sgomento, ma anche incredulità, perché davanti al fatto che negli anni, quindi parliamo di già da 19 anni, praticamente assessori, avvocatura del comune, ingegneri e quindi anche tutti i sindaci si sono susseguiti, non potevano non sapere che questi soldi erano stati persi nel 2004 per la mancanza di un progettore. L'associazione Insieme per Villa Rosina ha quindi scritto ed inviato una lettera aperta, ripercorrendo le fasi di un iter che dura da 19 anni e soffermandosi proprio sulla mancanza di un progetto esecutivo necessario per realizzare le tanto attese opere di urbanizzazione. Il progetto che ha in mano l'attuale amministrazione praticamente ancora non è un progetto esecutivo, addirittura è mancante di una relazione geologica, di una planimetria dei sottoservizi, che secondo il nostro avviso è basilare per una progettazione per le opere di fognatura, le opere di urbanizzazione. C'è poi l'aspetto che rimanda alla mancata approvazione da parte del verificatore per le criticità emerse che non sarebbero state superate. Il progetto è stato consegnato al verificatore nel dicembre del 2020 e per un anno e un mese il verificatore ha continuato a scrivere al comune per un insieme di mancanze di documentazione e di 20 criticità, di come dicono gli assessori di competenza. 20 criticità che non si sono mai risolti e quindi gennaio 2022 il verificatore è stato costretto a dare parere negativo alla verifica del progetto. L'assemblea dell'associazione Insieme per Villa Rosina ha quindi chiesto la predisposizione di un progetto esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione, rilanciando l'impegno per il grande quartiere trapanese, che conta circa 7.000 abitanti. L'intero quartiere chiede all'amministrazione un progetto esecutivo per il completamento delle opere di urbanizzazione dell'intero quartiere, prima della fine del mandato amministrativo. L'associazione Insieme per Villa Rosina, l'intero quartiere, non ci arrendiamo. Andiamo avanti finché avremo un progetto esecutivo.